Signore e signori, buon pomeriggio da Cervia. Grande richiesta, torna la coppia di intervistatori Giov e Franz, che affronteranno oggi pomeriggio uno degli argomenti, insomma uno degli argomenti preferiti da Franz, dopo la musica, ossia lo sport. Allora, l'argomento è: lo sport a 50 anni fa bene o fa male? Se sopravviviamo, ve lo dico, adesso non lo sappiamo, ma sta per l'inizio l'edizione, nuova edizione del 2013 del torneo del Bar Frantipio Fantini. Abbiamo qua i due. Sono un po' emozionati. E Strollo, che sono riusciti a mettere insieme praticamente due squadre. 16 squadre. 16 squadre, in base a cosa avete scelto le squadre? Iscrizione libera, maschi, femmine, squadre miste, tanti ragazzi, squadre 19, 17, tanti veterani. Diciamo che la tappa del 3-4 agosto è un mix generico di pallacanestro, di sport. Pensa, io non sapevo niente, mi sono trovata qui per caso, ho questa fortuna oggi di... E allora chiediamo un pochettino a Strollo, l'altro artefice di questo... di grande successo, quali sono le regole? Sono le regole base di questo torneo. Chi sopravvive al caldo, sopravvive a 40 vince. Gradi vince, chi è il più simpatico che rimane in campo vince. No, le regole sono le solite regole del basket. 4 contro 4, si giocherà 10 minuti o 21 punti, quindi vince la squadra che arriva prima o 21 o comunque che al termine di 10 minuti avanti di un punto. Altre regole. E l'anno scorso chi ha vinto? L'anno scorso ha vinto un giovane under 19, Stefano Fabiani di Bologna, il campione in carica, più anziano ma mesi di me, ma ha vinto anche sul campo, quindi si è ripresentato puntualissimo qua. Tra l'altro Stefano, e se vogliamo riprenderlo basta girare le spalle, dalle sue spalle dall'altra parte, io mi chiedo se c'è un defibrillatore qui vicino perché sono un po' preoccupata. Ecco, vedete un po' invece di qualche giovane, giustamente vai un giro in campo che va meglio. Aspetta, perché ci sono, esatto, i cubani, io devo riprendere. C'è anche una nazionale. Ciao, in bocca al lupo per il torneo. Qua abbiamo i nostri ospiti. Di dove siete? Santo Domingo, bellissima. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ecco qua. Soprattutto regna un'atmosfera di grande divertimento. Soprattutto i veterani non vedono l'ora di scendere in campo, perché il basket è una passione che non muore mai, vero Franz? Il problema è questi campionati qua, questo regno sia aperto underground, è quando uno ha certa età bisogna scaldarsi bene, no? Perché con oggi questo caldo e la stanchezza passa da freddo a bollito direttamente, non c'è di mezzo essere caldo un po' giusto per fare canestro. Senti Franz, io ti ricordo che tu hai degli impegni da mantenere anche il 19 dicembre, io vorrei che tu arrivassi. Esatto. Se ti senti un attimo che ti gira la testa, io sono qui, siediti, io sono qua con la salvietta umida. Tutte le squadre, a tutti quanti di per il momento, questo è tutto da Franz e Cio. Ciao.